Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video tutorial certificato per una durata superiore ai 10 minuti, perché la vita è breve e l'arte è lunga, vorrei illustrarvi PlayPosit, uno strumento freemium per la creazione di video interattivi, in realtà di qualcosa di ancora più complesso di video interattivi, li chiamerei video ipermediali e interattivi. In realtà esistono già degli ottimi video tutorial di Andrea Maiello, di Mastro Giù, per quel che io conosca, su questa applicazione, ma risalgono a 2 o 3 anni fa e nel mentre ci sono stati dei cambiamenti, sia nell'interfaccia grafica che nelle funzionalità disponibili nella versione free. Questo è il link per andare su PlayPosit e registrarsi. E che cos'è PlayPosit? Dicevo, un ambiente per creare e gestire video interattivi didattici. E freemium, la versione di base chiamata Basic, offre tuttavia delle funzionalità abbastanza complete per realizzare un numero illimitato di video interattivi che possiamo condividere con i nostri studenti e addirittura trasmettere in diretta. Cosa vuol dire che questi video sono video ipermediali, come ho detto prima? Il limite della didattica basata sui video è che spesso noi creiamo delle video lezioni oppure usiamo dei video presenti in rete, li condividiamo con gli studenti, però questa operazione non consente di superare quelli che sono i limiti della comunicazione video, rispetto alla quale l'utente è passivo, non può interagire col video, come diceva Platone a proposito delle immagini e dello scritto, non possiamo appunto domandare, non ci rispondono le immagini, il testo scritto e così il video. Bene, invece con PlayPosit, come con tutte le altre applicazioni di questa tipologia, possiamo inserire dentro il video degli elementi interattivi. In che modo? In modo estremamente semplice, basta incollare un link, come vedremo, di un video pubblicato sul web. E questa è l'idea di questo tipo di applicazioni. Perché non sfruttare, non rendere fruibili in modo più efficace per la didattica i video presenti sul web, che costituiscono un enorme archivio di video su qualsiasi argomento tematico, disciplinare, interdisciplinare, su qualsiasi problema. E poi inseriamo elementi interattivi. Perché otteniamo più che un video interattivo un oggetto complesso? Perché in realtà possiamo inserire sì sondaggi, domande aperte, risposta aperta, scelte multiple, ma possiamo anche inserire indicazioni, consigli, consegne, prendi appunti su questo argomento, segnati le parole nuove che non conosci, e anche più complesse. Possiamo inserire link a siti web di approfondimento, per esempio, oppure possiamo inserire dei punti in cui, su cui evidentemente c'è da tenere una discussione, i forum per sentire le opinioni degli alunni su quanto detto nel video, oppure ancora possiamo incorporare oggetti complessi, per esempio un'immagine dentro il video, quindi il video diventa un testo entro cui noi possiamo scrivere per creare un percorso di apprendimento o di autoaggiornamento o di aggiornamento o di formazione e così via, o per raccontare qualcosa. Queste diciamo sono le novità presenti su PlayPosit, che considero un'ottima applicazione per la didattica perché è semplice da usare, non richiede tempi lunghi di apprendimento, si realizza rapidamente l'oggetto in questione, in questo caso un video, e ha una versione free abbastanza completa e inoltre è estremamente versatile, sia perché sono versatili i video, cioè nel senso che in rete troviamo video su qualsiasi argomento, tematica, problematica, sia perché permette di personalizzare il video adattandolo alle esigenze di docenti e studenti e alla concreta situazione didattica nella quale si trovano ad operare. Vediamo le novità. Naturalmente inserirò nel box descrittivo su YouTube il link a un mio post in cui offro anche i video tutorial
eccellente di Andrea Maiello, che in 5 minuti, in modo molto sintetico, non in 10 minuti e più come faccio io, vi mostra le funzionalità di base di PlayPosit, e il link anche ai tre video tutorial di Mastro Giù, che riesce a essere anche più lungo di me, in cui però vengono spiegate in modo molto dettagliato, perché ne ha bisogno, le operazioni da eseguire per sfruttare al meglio PlayPosit. Ebbene, le novità sono che, per esempio, non solo possiamo creare classi virtuali e assegnare ad esse dei video, ma possiamo anche creare unità didattiche formate da diversi video su un certo argomento, tema, problema. Operazioni nuove nella versione free, disponibili nella versione free naturalmente, sono l'inserimento di forum, cioè di punti in cui si può aprire una discussione su un certo argomento presente nel video, l'incorporazione di oggetti dal web e, molto carino, la trasmissione in diretta, cioè io posso far sì che, fornendo un link ai miei studenti, che assistano in diretta, in tempo reale, alla trasmissione del video. Vi rimando agli altri video tutorial per le questioni di registrazione, eccetera. Questa è l'interfaccia di PlayPosit. Clicco su New, mentre altre funzionalità non sono disponibili, ma delle funzionalità della versione premium parlo nel post che vi linkerò. Quindi clicco su New e devo decidere che cosa creare: una classe, una unità didattica, oppure appunto una lampadina, come viene chiamata, cioè un video interattivo. Clicco su Bulb e qui mi si chiede di inserire il link del video. Io inserisco il link di questo video sulle migrazioni nella storia umana e devo proporlo ai miei studenti e sul popolamento della Terra e anche sulla crescita della popolazione. Quindi loro credono che le persone nascano in un posto e poi debbano restare inchiodate lì, come tanti altri in Italia in questo periodo. Bene, abbiamo fatto l'operazione principale, abbiamo linkato un video, abbiamo a disposizione decine di milioni di video, ormai anche in italiano ci sono tanti video. Il menu è stato semplificato, graficamente l'interfaccia è molto più semplice, vedete, io posso far partire il video e questa è la mia timeline, vedete, mi sposterò nella timeline per inserire nel punto esatto che desidero un elemento interattivo. Apriamo il nostro menu. Queste funzionalità vengono spiegate da Mastro Giù e Andrea Maiello e sono rimaste tali e quali. Posso far vedere di questo video la porzione che mi interessa. Per esempio, da questo punto a questo punto, chiedo scusa, la timeline è qui, da questo punto magari a questo punto, quindi 4 minuti. Ma vediamo gli elementi interattivi che posso inserire in questo punto selezionato. Li conoscete, conoscete già cosa sono le scelte multiple, le risposte a domanda libera, le pause di riflessione. Qui posso dare istruzioni o consigli ai miei studenti. Come vedete, ho a disposizione strumenti di formattazione, interessante per esempio dare istruzioni audio registrandole, oppure la possibilità di inserire un link, posso dire istruzioni e consigli, non so, per approfondire, eccetera, eccetera. Consulta il link che mi sono procurato e che gli inserirò qui, per esempio un link sulla demografia. Qui metterò il testo, sarà demografia, demosgrafia. E il gioco è fatto, salvo il primo elemento interattivo inserito. Continuo a spostarmi nel video, proviamo un altro elemento, menu, domande. Vedete che qui è interessante, a parte il sondaggio, le caselle di controllo, il riempimento degli spazi lasciati bianchi in un testo con le parole che lo studente deve individuare. Sono interessanti queste due novità in un certo senso. Prima si potevano linkare siti web, adesso anche oggetti. Vediamo se riesco a inserire questa immagine. Copio il link, salvo, e vedete, ho inserito un'immagine tratta da Wiki. Non sempre ci si riesce, ma comunque posso incorporare anche un video. Vediamo adesso quest'ultima funzionalità, una discussione. Posso inserire in un certo punto una discussione, trascinando, vedete, i marcatori, in modo da rendere evidente la presenza di una discussione in corrispondenza di questo
periodo di visione del video. Cosa ne pensi di... E qui appunto gli studenti avranno la possibilità di rispondere, salvo a questo punto possiamo andare a vedere una anteprima del nostro video. Vedete, facciamo partire il video adesso. Ecco, qui avremo il link, continuiamo, qui avremo l'immagine incorporata, vediamo come appare. Vedete, clicca per espandere l'oggetto incorporato e vedremo l'immagine. E infine, chiudo, andiamo a vedere che succede. Devo cliccare Submit per poter continuare. Per quanto riguarda la discussione che ho inserito, cosa ne pensi di, vedete, per tutto questo tratto del video, è disponibile il forum che posso aprire in questo modo. Mi si visualizzerà questa pagina. Posso operare degli interventi vocali e quindi registrazione vocale, oppure posso appunto scrivere penso che eccetera eccetera e inviare. Naturalmente un altro studente può replicare a sua volta, o il docente. Si possono, come vedete, inserire immagini, link anche nella discussione, quindi insomma può venire una discussione molto articolata, anche con interventi lunghi, sia a voce che per scrittura, per chat testuale. È una funzionalità molto interessante perché chiaramente permette di intavolare delle discussioni sul video, anche più di una, e in questo modo il video diventa un oggetto di apprendimento piuttosto complesso. Dopo aver controllato l'anteprima, diciamo che ho finito, quindi vado sul menu, i tre puntini, e posso stampare, insomma, fare varie cose. In questo caso io salvo e ho concluso la mia operazione. Qui apparirà il mio video interattivo. Posso, per condividerlo, posso usare, cliccando sull'icona della condivisione, share, posso inviare ai miei studenti il link, oppure posso incorporarlo, che so, in un sito. Posso condividerlo con altri colleghi presenti su Pliposit, posso anche evitare che gli studenti si debbano registrare a Pliposit. Una volta fatto questo, il link è pronto per la condivisione. Posso effettuare altre operazioni, ve le mostro brevemente. Broadcast, in questo caso seleziono il corso, in questo caso la mia classe, la quarta F, e posso cominciare a trasmettere in diretta il video. Quindi io e i miei studenti contemporaneamente, ciascuno da casa propria, guarderemo questo video. Io mi fermo qui perché, vedete, si richiede la registrazione all'account superiore premium, che costa $144 all'anno. Posso assegnare a una classe, vedete, clicco su assegni, scelgo la classe, indico la scadenza e salvo. Ecco, se poi vado nella classe vedrò che ho assegnato, vedete, con scadenza il 28 febbraio, questa attività, questo video che contiene determinate attività. Cos'altro posso fare? Posso creare un'unità didattica. Andiamo in questo video, vedete che ho la possibilità di gestire delle unità. Adesso ne ho messo una di prova, la seleziono e clicco su aggiungi. Chiudo, andiamo a vedere adesso nelle unità, ecco, unità di prova, vedete, ci sono già due video e posso assegnare questa unità a una classe, per esempio. Ovviamente per creare classi e unità vado nel menu New e vedete, crea un'unità, crea una classe, crea un'unità, e quindi do un titolo, le migrazioni umane, per esempio, seleziono l'unità, prova e creo. A questo punto ho creato, vedete, la mia unità, l'immigrazione umana, che ovviamente è ancora vuota, non ci sono i nomi degli studenti, eccetera, eccetera. Devo anche assegnare a una classe. Bene, io ho concluso, spero vi possa essere utile questo video, che, ripeto, completa o aggiorna gli ottimi video tutorial di Andrea Maiello e di Mastro Giù. Buona giornata a tutti e alla prossima.